non interessa per nulla la polemica e le ripeto, pur avendo un orientamento diverso rispetto a quello di questa giunta, ho pubblicamente fatto il plauso per come fino ad oggi è stata gestita questa cosa, però mi consente di dire che in questa occasione forse c'è stato un po' di fretta per fare un po' prima del governo, anche il governo ha fatto delle cose un po'. Alcune volte aprono loro, altre volte apriamo noi. Per esempio, l'8 marzo hanno fatto venire i contagi in Calabria, perché di fatti i contagi che noi abbiamo avuto sono tutte quelle che le persone che sono scese. Ma a proposito, su questo poi qualche volta, qualche volta aprono loro, qualche altre volte apriamo noi. Quindi anticipiamo. Quindi, come avverrà anche il 4, fra le altre cose. Ma il 4 sono tutti controllati, Sono controllati. Sì, prego, prego sindaco, prego, vai. Allora, ad esempio, il sistema messo in piedi dalla regione per l'autocertificazione funziona benissimo. Secondo me è una delle cose, migliori fatte nelle regioni d'Italia. No? Io quotidianamente ricevo l'indicazione dal portale e il giorno successivo faccio l'ordinanza per la quarantena. D'accordo? Quindi quella è una... La definire una best practice della regione Calabria, no, è stata una cosa fatta molto ma molto bene. Io non ho alcuna, le ripeto, le polemiche non mi interessano minimamente, non ho alcuna necessità, cose per dire che è stata, poteva essere fatta meglio, eccetera. Sì. È fatta molto bene. La questione dei rientri è gestita bene, cioè il fatto che si rientra solo alla residenza e non al domicilio come ha fatto il governo è anche una cosa positiva, che è la saluto positivamente. Assolutamente sì, però le ripeto, in questo caso capisco che è un elemento sul quale si è imbastita una polemica, a me non mi interessano le polemiche, però io voglio segnalare questo problema. Sì, ho capito, sì, certo. È un problema molto serio. Per cui se la regione intende... Il problema è serio su più punti di vista, è un problema anche di riprendere le attività, non è che possiamo... E portarla poi di questo ne parliamo sulle riprese di attività, perché abbiamo il vicepresidente nazionale Confapi che ci dirà la morte di queste piccole e medie imprese. Però il sindaco ha posto lui non discute la regione, sta discutendo che molto probabilmente c'è qualcosa che non va, però ci auguriamo. Sindaco, se vuole aggiungere qualcosa prego, poi le volevo chiedere solo le ordinanze cosa, si possono sempre migliorare, il governo le ha cercato di migliorarla, ha ritardato anche le comunicazioni agli italiani, visto dalle 7 alle 8, dalle 8 alle 21. E quindi mi auguro che anche... Assessore, però noi ci siamo trovati un'ordinanza già firmata il 30 notte, d'accordo, che noi sindaci dovevamo applicare. Per cui è vero che si possono assolutamente migliorare, ma questo ha dovuto necessariamente... Le faccio un'altra cosa, un altro esempio. Io non ho fatto un'ordinanza comunale che disapplica l'ordinanza della regione, mi sono rifiutato di farla. Quell'ordinanza che dice io rinvio l'ordinanza la verità dell'ordinanza della regione, io non l'ho condivisa. Io ho fatto un'ordinanza specifica dove dico che per me al bar non si può andare a mangiare, a prendere il caffè in queste condizioni, e quindi fino a che non c'è chiarezza io li devo tutelare i miei cittadini dal fatto che possono essere passibili di una multa che va da 400 a 3.000 euro, non una multa di 10 euro, da 400 a 3.000 euro. E l'ho dovuto fare la mattina alle 7:30 perché l'ordinanza è stata fatta la sera. Detto questo, mi consente di dire un'ultima cosa, dottor Di Polito. Io credo che ci dobbiamo preparare molto bene per la fase 2, no? E che i comuni soprattutto debbano essere pronti per questa fase 2, perché c'è nei cittadini voglia ovviamente di riprendere, ma grande timore di quello che può succedere da qui ai prossimi giorni. Quindi piano piano dobbiamo dare fiducia ai cittadini, e non è una cosa che si fa, non è un interruttore che si accende e si spegne, no? Va costruito. Ma non era una cosa dal 30 all'1 mattina, è ovvio che non tutti erano pronti per aprire. Vanno sanificati. C'è un allegato anche a questa ordinanza e ci sono delle precauzioni da prendere, non è che dice aprite domani mattina, non è così. Tant'è che qualcuno che in città lo ha fatto, ha avuto le certificazioni, le ha anche postate, mi riferisco a qualche bar in città che ha postato le autocertificazioni che richiedono l'ordinanza. Nel momento in cui si decide di aprire i bar ci sono quelle prescrizioni. Ma non sono aperture totali, sono aperture parziali. Caffè al banco qui in città non ne ha preso nessuno oggi.